Jack. E allora, caro amico mio Pino, questi grandissimi pezzi di M che hanno in mano le nostre vite e che spesso si ergono ad esempio di virtù e rettitudine, mentre la nazione sprofonda in una crisi economica ed ideologica preoccupante, ebbene, continuano ad autorizzare l'acquisto di caccia militari e di ordigni bellici. Poi si tagliano sanità, scuola, ricerca, lavoro, pensioni e sul futuro delle nuove generazioni. Io penso che attualmente siamo governati da una classe dirigente delle più scadenti che si sia mai vista, dal punto di vista etico e morale, dall'intero panorama mondiale. L'unico sistema per cambiare è la totalità o quasi di schede elettorali nulle. Forse nemmeno il Movimento 5 Stelle, che tu tanto decanti, potrà mai fare nulla contro una situazione così stagnante delle nostre istituzioni. Questa è la nostra caporetta elettorale. Tu come lo vedi sto futuro, maledetto? Lo vedo peggio di come lo vedi tu, lo vedo. Però intanto cominciamo a mandare a casa sta gente. Cominciamo a metterne in galera la metà. Cominciamo a fargli tirar fuori tutti i soldi che si sono rubati. Tanto li abbiamo visti. Questo sono al governo da 50 anni, sono sempre gli stessi. Ragazzi, il problema non è la politica, la musica di merda. Il problema sono gli esseri umani. Che dove li metti, si comportano come delle merde. Io l'ho sempre detto, se andiamo nelle istituzioni, secondo me, più piccole, dalle più piccole alle più... rubano tutti! Non se ne salva nessuno! Forse il 5%, forse! Però non siamo tutti così, non siamo tutti così. Perciò proviamo a cambiare, ma ci vuole un cambiamento radicale. Perché tutto quello che c'è stato fino adesso ci hanno dimostrato cos'è. È solo merda. Anche adesso, vi ricordate anche Liguori, Mentana, di sinistra ai tempi, no? Poi sono andati a lavorare tutti per Berlusconi. I soldi, la tavola, fanno venire la vista eccitata. Jack! E allora?